Station. Quando butto e lascio. Egali uguale. Non è qua. Da qua. Giro l'apertura. Unisci la mano. Questa parte prendi qua, tira, pugno chiuso, lascia, secondo, capito. Sinistra. Capovolge per il secondo capo. Raccogli i due capi, questo non fatto vedere per non dimenticato, lo aggiungo, molto facile, vado dentro, giro, spalla pubblico, rimetti dentro, al solito, veloce, prendi il capo giù, alla fine del mezzo corda, rilanci dentro il centro, risulta questo. Capo vuoto, pubblico e quella parte, parte avanti a sinistra, destra a sinistra, metti su, ma dentro, deve essere asimmetrico. Ultimo. Si fa questo modo. Pugno. Davanti e dentro. Pollice, indice, fanno un papillon. Appena fatto, questo deve essere me, quell'altro d'altra parte, lascia fuori e questa parte. Quella.
faccio cadere automatico. Mi sono sbagliato. Non me l'ha capito. Ripeto. No, non c'è bisogno, Estero. No, sì, vieni. Tanto ho capito. Sono amargo, ripeto. Uno, due, scivola. La verità in questo gioco faccio non sempre, ma non per le difficoltà, ma spesso. Vabbè, ok, te, okay. Questo taglio, colore giallo, bianco, ma comunque qualche di colore, non importa, perché se fai bravo riesce a coprire bene la parte. Le pagine uguale. Uguale, capovolgere e piegare precisamente angoli e angoli, poi semplicemente piega, fai un fisarmonico leggermente. Qui è scritto normale, divido, poi il segno va a metà, si piega. Uno, due, capovolge, un elastico, per prendere angoli meglio. Piegare uno, due, fatto. Colla, di quattro. Magari questi prepari molto di prima dello spettacolo, tanto ore prima. Metà del giorno la colpieghi, lato sinistra. Chiudi. Chiudi. Ancora. Ok. Fammi anche un minuto su a casa. Frontale. E poi mi costa qua. Copro qui, guardo, il pubblico sta qui, lo chiudo qua, lo guardo qui. Non tanto movimento, perché lo troppo convincente. Piega. Chiudo. Ancora qui. Vai, dove sono i cigni? Netto taglio davanti, sta qui, piega, comunque faccio la parte, fai noi. Si muove, lo puoi fare anche così, fatto, metti il dito avanti, metti sopra,
guardi questo, c'è. Metti dietro. Se vuoi anche la strappa, la risulta è quella, ok? Posiziona qua. Fatto che stai in mezzo, mentre gira velocemente questa parte, se anche a parte niente stacco, non importa perché lui lo vede il giornale, non hai fatto niente tanto che quanto mai. Quando metti e fermi per porta contro la mano, boh. Metti vicino al cuore, o è questo fatto lontano, se no metti vicino al cuore. Metti bene due o tre dito. Se prendi angolo, angolo, peso, cade, cade tutto giù la terra di spalla. Spacca l'angolo, ok? Questo modo. Guarda questa parte. Questa parte e lascia verde. Quando il suo peso. Subito chiudi. Perché la Jimmy è talmente sottile. Se non si nota. Se vuoi. Piega tranquillo, perché qui deve uscire a torpore. Allora, se a torpore per caso, fatto questo, boom. Lo faccio vedere. Posso. Porta avanti, apro. Esce a torpore. E il gioco del coltello con la... Dopodiché hai fatto con il gioco della corda qui, la gamba. Poi sai che sono già che l'ho perso, non prendi. Non prendere il pugno avanti. Da qua. Ok. Allora, così da qua. Facciamolo di qua così. Sì. Bravo. Qua. Ok. Dobbiamoci guardare, ok? Un corpo secco. Chissà quante tarme alla fine, eh? Ok, vedi che fa? Ce lo copro un altro giorno alla tarde, non può dire la corte, allora posso dare un colpo secco. Un buco di meno, anche praticamente. Ok, mi fai uno, poi anche qui, fai al tre. Sì. Ah. Vuoi provare? No. Ancora qui. Attraverso il coltello. E rimetti uno. Quando li butti, metto il dito, perché se hai troppo colpo, puoi bucare, ma non c'è bisogno, è così. Uno, due, la terza, vai vicino, perché qui tu la apri, solo cima la porta. Lui non può vedere, quello non vedono. Quanto costa? Quella domanda fai, che metto il dito, che è un colpo secco, e metti vicino, e... Quindi... Però io questo, il coltello da dove esce? In mezzo alle dita? Questo? No, no, aspetta, aspetta, il coltello da dove esce? In mezzo alle dita? No, io prendo così. E poi il buco dove lo dai? In mezzo alle dita? Metto qua. In mezzo al pollice e indice? Che no, prendi e te. Io quello. Qua. Li metti vicino. Fermo il dito. Vai lì, sei pronto, vado così, e prendo questo coltello. Sì, è quello poi dove buca. E basta, e... Ma in mezzo alle dita? Sì, qua. E un po' lontano, non va in Italia, l'ho fatto, ho subito questo qui, questo quanto di giornale. Vai dentro, là. Ok, ok, prima coltello. Poi prendo un po' di giornale, butta a terra, questo mi ricordo di questa bella giornata, metti in tasca, ti prendi un po' di vatta, quando prendi la, questo li lascia avanti, la vatta lo metti dentro, ah vedi, giacca invernata, siamo mai stata in questo, non ti preoccupare, ok?
Ma guarda, la Tarma sarà ucciso, va già qua sua acqua ricomposto, vi ringrazio sulla collaborazione, coraggio, coraggio, hai capito? Sì, sì, no. E se mando mi ha fatti questi, Stefano? Mamma? Mm. Allora, ti, senti, gioco di Aldo Colombini, per quanto non è di quello grandi, direi, qual è quello più lungo? Bravo, bravo. Ma puoi essere anche... Vuole? No? Sì. Oppure vuoi essere una corda molto molto lunga. Se vai inoltre, ma per cosa me devo prendere per fuori due capi? Ok, impossibile. Mettere 100 un bel nodo. Quanto sono bravo signore, quanto no. Hai capito? Questo un ghier. Metto a nodo gira, quanto sono bravo. Hai capito te? Facile, vedi. Nella valigia ho la sedia. Poi la spoglia, basta che lo prendi la corta e la lunga, però quando la prendi la lunga che sta verso di me, fatto domanda, io prendi almeno 20 quindi fermo lì sulla corda che lo cambia, ricordi? E questo qui, il manico. Fermo lì e questa corda qui davanti, questa da lungo pezzo. Uguale. Sì o no? Ok. Lo metti così, poi tizia, qui gente pezzo, un cazzo qua, e pensa tutto che c'è anche calamite, ma fino a vedi che fai, guarda davanti al pubblico, lo metto questo qua, pubblico della divido questo viene e fai così. Queste due cose qui ti aiuta per fermare, riconoscere la fine. Ah! Corda molto più lunga, un lungo corda. Quindi non le prendi le carte per fuori. E prendi. Segni forte, non deve nessuno. Riesco a fare centro. Riesco a fare un bel nodo, centro anche, signori. Dopo questo lo bambino, hai capito? Ti piace? Sì. Ok. Adesso spegno, tanto ho registrato, ti faccio quello un altro. Lo faccio un altro. Allora già c'è un gioco, hai capito? Ti, vedi? Metti la tricorda, metti il lodo. E per evitare, quando li prendi, non cade a terra, se scivola. Ok. Comincia.
importante questo numero. Questo numero è per numerare. Con lo cerchio, ci sono tanti modi, tavari. Questo mi piace molto perché è fatto Aldo Colombini. Allora, fa con questo modo. Uno. Due. E tre. Ok, ripeto. La posizione è questa. No, prima fa il gioco, poi vediamo dopo la... Ah, sì. Giappino, già saltare.
le piace cravate? Sì. Facciamo conto per le signore, dovrebbero cravate. Monte Carlo. Qui un cravato doppio. No. Mi fa ricordare un posto. Per lei? Bravo! Tagliamo un primo nodo. Secondo. Quindi. Sì. Ok, ha tagliato la corda, pubblico quella parte, metto avanti la corda, creo questo e fai il nodo qui sopra, perché tirare forte qui dentro, male che non pare. Questo è un corda che messo in modo insieme, invece qui devi scivolare, cade a terra, vedi? Neanche la corda qui, ti applaudo, mentre tu con piedi schiaccia via un pezzo di corda, la mano metto dentro, faccio un gesto così, pubblico di là, questo tiro dentro al pugno, quello va avanti, gioco già fatto, cosa fatto ripeto. Va dentro la mano, quell'altro che sta dentro, tira avanti, sostituire, quindi posiziona questo, davanti con la corda fino a fine qui, ok, questo pezzo di corda qui, separato, metto un nodo. Un cerchio di corda, giusto? Sì, questo è un cerchio di corda, piccolo, quindi la corda tagliata, tirata, accanto i tuoi capi, metti il nodo, adesso, fai questo in mente. Quando esce qui, senta il nodo che sta arrivando, rallenta la mano, talmente quando vuoi tirare pure forte, non esce perché il nodo non ti permette. Raccogli la corda. E questo modo.
premo, medio e lungo. Hai messo il nodo, riprendi. Comincia. Anche senza parlare, si capisce. Rimetto a posto, ho cambiato la mano sinistra. Quella che mossa per l'eccesso è molto importante. Rimetti giù. Però dietro, primo lungo, lo prendi a primo piccolo e piega e velocemente avanti. Quindi illusione ottica, che lo piccolo, cioè piccolo, media, lungo, invece l'ho fatto io questo, guarda, ripeto ancora. Sì. Lungo, medio, cioè piccolo, media, lungo. Prendi il mezzo della 3, ok, adesso pubblico, adesso vedi che allunga, metti il dito dietro. Sotto, sopra del medio, è così. Ok, quindi piccolo, medio e lungo. Ok, lo prendo prima il lungo, medio, è piccolo. Ok? Invece quello è lungo, no? Ok. E dai. Posiziona questo qui. Ok? Questa è la posizione. Ok, adesso comincio a numerare. Non lascio mai aperto qui. Ok. Guarda che faccio. Prendo qui a capo. Scivola qui. Uno. Li prendo altro. E lascio cadere. Uno. Segue il secondo, va dietro la mano questa qui, la dito, li cambio quella due, li prendo qui uno solo, ok? Due. Bello questo. E tre. Ho visto cinque volte, non avevo capito. Ripeto, era così. Ripeto, vai un po' lontano perché capisce meglio. Ti sono. Uno. Due, tre, ancora, uno, due, tre, riprendo, uno. Questo dov'è? Dove sono due? Metto sulla spalla. Tutto il pubblico avanti. Quindi loro vedono la mia due corda. La terza corda tranquilla, prendo. Primo non ho fatto preciso. E qui faccio un cerchio. Normale. Faccio. Ah! Un cerchio, metto qua. Pubblico di là. Faccio questo modo, prendere leggermente il giro, mettere la mano qui coperto, quindi loro non vedono niente.
A porta avanti così. No, due corda. Due corda. Uno sopra, dietro. E tutte quante. Diventa una corda lunga. Qui applauso. Poi. Ah! Poi guarda questo cerchio, mettiamo dentro. Appunto prendo la vena qui, aggiungo la mano e faccio una piccola nodo soltanto, così, antropofe orte, faccio una nodo normale, ok, quindi passo, vado avanti, pubblico di là avanti. Metto sopra dietro, dito va questo modo, dietro, e qui è già ingaggiato dentro, non lo pensa ancora sta dentro, fai scivolare, uno, due, tre, separato, questo è tutto dietro, quindi, lo prendo da questo modo. Uno, due, apro, e poi tu magari qui come il numero da due corde al piccolo medio comincia da routine. No, sì. Thank you.
My way! Bravissimo a te!